Ok, la prossima quest ce la dà Sesame e Danban commenta. E questa è una serie di tre quest, di cui l'ultima richiede 3 stelle, ma le raggiungeremo durante l'esecuzione di questa quest, perché per adesso non ce l'abbiamo ancora, vero? Che non ce l'abbiamo ancora? O magari ce l'abbiamo e non me ne sono accorto. No, non ce l'abbiamo. Però le raggiungeremo durante questa quest. Ho già provato. Eh? Che sono quelle facce? Volete far parte della mia banda? Dai, su, siamo anche a corto di gente al momento. Siete qui perché avete sentito parlare del mio piano, non è così? Puoi darmi qualcosa di più? Dirmi. Già, anch'io voglio saperne di più. Beh, lo sapete, abbastanza presto, meglio tardi che mai, eh? Spero tu non voglia farci prendere parte a qualche piano diabolico. Ognuno ha la sua idea personale di cosa sia la giustizia. Forse non vi piace la mia, ma è davvero un problema? Comunque, per tornare al punto, questo è il vostro primo compito. Trova 2 sacche d'aria grog dai grog canterini alle grotte di Tefra. Andate alle grotte di Tefra e prendete delle sacche d'aria grog. Ora siete dei nostri, mi aspetto che lo facciate, ed in fretta! Nessun problema, consideralo già fatto. Ok, ce le abbiamo già, quindi torniamo a parlargli. Avete procurato tutto, ottimo lavoro. State già imparato le basi. Ora portate il tutto da Betty al distretto residenziale. Di solito è in giro durante il giorno, andate a parlarle. Contiamo su di voi. Ok, andiamo da Betty. E Betty si trova qua dietro questa pianta, bella nascosta, guardate. Che appena vi teletrasportate non la vedete. Comunque, parliamo con Betty. Hi there. Cosa? Dovete parlare con me? Capisco, siete della sua cricca. Perdonatemi, ma non avete per niente l'aspetto. Ecco cosa gli ho promesso. Qualsiasi cosa facciate, non sbirciate dentro. Ok, pacco sigillato. E torniamo da Sesame. Sesame. Sesame mucho. Ok, basta. Era una battuta pessima. Parliamo con Sesame. No, ok. Va bene, non volevo parlare con te. Volevo parlare con Sesame. Fatemi parlare con Sesame. Oh, le avete parlato? Vi ha per caso consegnato qualcosa? Sì, non c'è dubbio. È proprio quel che mi aspettavo. Ottimo lavoro. Ah, non ti preoccupare, è stata una sciocchezza. Cosa ha detto? Anzi no, fate finta che non ve l'abbia chiesto. Per ora è tutto, dovrei avere un altro lavoro per voi più tardi. E non lamentatevi anche se è un altro noioso lavoretto. Ok, il piano di Sesame è a buon punto. E otteniamo danno critico su... E ci dà un'altra missione, vediamo chi commenta. E questa volta a commentare è Sharla, quindi parliamo con Sesame. Oh, eccovi, giusto a tempo. A proposito, immagino iniziate a capire quale sia il nostro piano. È possibile sapere qualche dettaglio? Interessa anche a me. Non l'avete ancora capito? Andiamo, è così evidente. Comunque ora siete dei nostri, non potete più tirarvi indietro. Voglio che ti fermi, qualsiasi cosa tu stia facendo. Non hai buone intenzioni, ne sono sicura. Questo lo decido io, non tu. Forse hai ragione, forse no, ma faccio quello di cui c'è bisogno. È troppo tardi per annullare tutto. Comunque, ecco il vostro prossimo compito. È molto simile al precedente. Prende 2 gusci di ferro Pagurix dai Pagurix della Colonia 9. Se andate al Lago Burrone ci sono un sacco di Pagurix locali. Procuratevi alcuni gusci di ferro Pagurix. Ora che ci penso, credo che escano fuori solo di notte. Ricordatevi, siete dei nostri ormai, sappiamo che potete farcela. Puoi contare su di noi, ce la faremo senza problemi. Giungeremo certamente alla soluzione. Potrà non essere semplice, ma la tua presenza è fonte di ispirazione. Sei stata proprio tu ad insegnarmi a fare le cose fino in fondo. Comunque, impegniamoci e basta, questo è quello che conta. E ce li abbiamo già i gusci di ferro, parliamo con Sesame. Avete preso tutto? Precisi come al solito, siete un'ottima aggiunta alla squadra. Secondo la lista, il prossimo compito è andare a fare 2 chiacchiere con il nostro artista, Kenny Rohin. Dovrebbe avere qualcosa da darvi. L'unico problema è che è un po' vagabondo, quindi gira molto. Potreste doverlo cercare. Ok, Kenny Rohin, se andate tra le 23 e mezzanotte, dovreste trovarlo. Eccolo, qua fuori. Parliamo. Siete gli intermediari di Sesame? Assicuratevi che questo gli arrivi, ma non
ficcate il naso, eh. Non sopporto quel tizio, questa bega che mi ha appioppato. Ditemi lì solo di non combinare guai e non fate il mio nome. Lo sa già che siamo venuti da te. Comunque, vabbè. Torniamo da Sesame, che è qua dietro. Alright. È tutto a posto? L'avete preso? Fantastico, vi devo un favore. Fantastico, ci fa sempre piacere dare una mano. Sono certo che se Otaron lo sapesse sarebbe fiero di te. Hai ragione. Mi ha cresciuta come una figlia, dovrei fargli avere mie notizie. Non ha detto nient'altro, vero? Anzi, non importa, non preoccupatevi di lui. C'è un ultimo compito per voi, sono certo non avrete problemi. Ok, chiudiamo e prendiamo forza su 3. E adesso, vedete che abbiamo raggiunto 3 stelline con la colonia 9. E questa missione non la possiamo fare se non abbiamo 3 stelline. Vediamo chi commenta. Ok, Melia commenta. Quindi parliamo. Questa è l'ultima parte. A questo punto sono certo che avete capito il piano. Forza. Discorrene in maniera più esaustiva, te ne prego. Buona idea, anch'io voglio saperne di più. Sciarra, come hai fatto a capire cosa ha detto? Davvero? Ancora non ci riuscite? Beh, siete a buon punto. Dai, considerando quanto siete ottusi. State buoni e continuate così. Sei un po' offensivo, vabbè. Se i nostri intenti divergessero, saresti un impaccio trascurabile. Potresti volerlo tenere a mente. Cosa? Pensate di farci fuori dall'interno? Bah, lasciate stare, mi fido di voi, non mi importa cosa dite. Stavolta abbiamo bisogno che vi occupiate di un mostro. Potrebbe essere piuttosto difficile, ma credo che siate all'altezza. E poi, questo è l'ultimo compito. E come dicono sempre, tutto è bene quel che finisce bene. Elimina Murak Mor l'Oscuro, appare di notte vicino alla batteria antiaerea 3 della colonia 9. Nei pressi della batteria antiaerea 3 si aggira Murak Mor l'Oscuro. Di solito è lì proprio intorno a quell'ora, io ci andrei subito. Andiamo, abbiamo proprio bisogno che lo abbattiate, grazie davvero dell'aiuto. E sia, ci occuperemo del tuo problema con celerità. Aiuterò anch'io. Ok, tanto per curiosità, vediamo Melia e Sharla a che punto sono. Non dovrebbe essere aumentata più di tanto la loro intesa e difatti sono ancora al verde. Comunque, dobbiamo battere questo boss. Mi sono già dimenticato come si chiama, ovviamente. Ed è alla batteria antiaerea 3. Che è, per intenderci, credo quella lì. Quella lì che abbiamo davanti adesso. Ah, forse sì. Sì, sì, è quella, è quella. Comunque, qua c'è una spaccatura, possiamo buttarci e scalare la batteria antiaerea 3, perché si trova là sopra il mostro. Intanto prendiamo le item orb. Item orb, ovviamente. Saliamo ancora di qua. Sì, sì, decisamente è qua sopra, me lo ricordo. Ce la facciamo ad arrivarci? Dai, forza. Batteria antiaerea 3. Non l'avevo ancora scoperta, davvero. Alla colonia 9 c'era un luogo che non avevo ancora scoperto. Ed è questo, Murak Mor l'Oscuro. Quindi, sconfiggiamolo. E intanto Melia ha appreso una nuova tecnica, che è duplicazione. Che è quella tecnica che vi dicevo che vi velocizza l'evocazione degli elementi giusti. Perché? Perché rievoca l'ultimo elemento evocato. Quindi acqua, fuoco e elettricità. Spariamogliela addosso. Ok. Duplichiamo. Spariamogli addosso di nuovo l'elettricità. Intanto aspettiamo che si carichi l'elettricità. Carichiamo l'elettricità. Spariamo addosso. Ok, battuto Murak Mor l'Oscuro e non è stato difficile. Qua sopra, sulla batteria antiaerea 3, si trovano molto facilmente i Mordirafani. Che vi ho detto che sono molto rari, in realtà no. Qua sopra si trovano molto facilmente, io non l'ho trovato, però sappiate che è qui. Ala di Tokilos, gambali di ferro, fucile fiero e mannaia d'acciaio. Prendiamo tutto e torniamo da Sesame. Ok, parliamo con Sesame. Non con l'abitante. Con Sesame.
L'avete battuto, fantastico! Mentre eravate via ho quasi finito di preparare tutto. Dovete solo dirigervi all'ingresso del distretto commerciale. Quando siete lì date un'occhiata al lampione vicino all'entrata. Andiamo, è solo l'ultimo controllo. E poi? E poi tornate qui. Boom! Siete arrivati fin qui, ormai vale la pena arrivare fino in fondo. Ora controllate quel lampione. E andiamo all'ingresso della colonia 9. Del distretto commerciale, veramente. E controlliamo questo lampione. Dice anche: disdetta, siete venuti fin qui per niente. È una trappola. Dobbiamo mettere la parola fine alla tirannia di Sesame. Ok, andiamo da Sesame. E questa frase è standardizzata, nel senso che tutti i personaggi la dicono in questo modo. Difatti, se avete notato, non era per niente una frase da Amelia. Per niente proprio. Torniamo a parlare da Sesame, va. Non con l'abitante. Oh my god. Oh, siete tornati. Non guardatemi in quel modo. Ad ogni modo, guardate in cielo. Fuochi d'artificio. Anche piuttosto scadenti. Monocromatici. I fuochi d'artificio che fanno la festa del mio paese sono molto più belli. Comunque, questi giorni sono così oscuri. Nessuno degli abitanti ha niente di allegro di cui parlare. Abbiamo pensato che se non potevamo illuminare le loro vite, avremmo potuto illuminare il cielo con dei fuochi d'artificio. Però ce n'erano solamente tre. È un peccato, non è vero? Il marito di Betty prepara la polvere da sparo e ce ne ha data un po'. A Kenny Rohin abbiamo chiesto di disegnare i fuochi d'artificio. Non è fantastico quando tutti hanno voglia di dare una mano? Spero che i nostri sforzi ti siano stati d'aiuto. Senza dubbio, che grande successo! È la prima volta che ci proviamo, ma il risultato è stato ottimo. Ci meritiamo proprio di farci complimenti a vicenda. Cosa? Pensate che avrei dovuto essere più chiaro sin dall'inizio? Nah, è una sciocchezza. Volevo fare una sorpresa a tutti, ecco perché era un segreto. Ora la vostra ricompensa. Già, pensavate che vi avrei lasciati andare via a mani vuote. Mi prendo cura dei miei amici e dei miei compagni di squadra. Non fate quelle facce sorprese, ecco, è per voi. E ci dà stabilità attacco 2. Ne è valsa la pena? No, perché la gemma stabilità attacco io non l'ho mai usata perché non ne ho mai trovato l'utilità. Ok, la prossima quest è piuttosto difficile da ottenere perché dobbiamo parlare con Minnie intanto. E parliamole. Quando sono di guardia qui ne vedo di tutti i colori. Di notte vedo tanta gente riunirsi in un posto. Sono certa che sta succedendo qualcosa lì. Bisognerebbe dare un'occhiata. Ok. E dopo aver parlato con Minnie, dobbiamo parlare con Gian. Eccolo qui, dobbiamo parlare con lui dalle 9 a mezzogiorno. Perché deve ottenere una certa affinità con Minnie. Parliamogli. Cheryl è tornata quella di una volta. È sempre stata allegra e gioiosa. Ho dovuto fare a gara con altri ragazzi per chiederle la mano. Chissà come sarebbe stata la mia vita se l'avessi sposata. Ormai è tutta acqua passata, non posso farci più niente. Parliamogli ancora. Cosa piace ai giovani in questi giorni? Ho aiutato una giovane soldatessa durante l'attacco. Ha detto che mi avrebbe invitato a cena a casa sua per sdebitarsi. Non era niente di particolare, ma ha fatto del suo meglio. Quando le ho detto che era ottima è diventata tutta rossa. Aveva lo sguardo più dolce che avessi mai visto. Per questo voglio regalarle qualcosa di bello. Chissà cosa le piace. Ok, abbiamo ottenuto l'affinità gialla tra Gian e Minnie. Vediamo. Gian e Minnie. Ok, hanno affinità gialla. E adesso dobbiamo andare da Dionigi. Perché dobbiamo parlare anche con lui. Ah, bisogna avere registrati nell'affinity chart, e io ce li avevo già, sia Cheryl che Dionigi. Allora, Dionigi è qui e inizierà a farci delle domande. Una cosa, io sto usando Rain perché poi quando otterremo la missione sarà Rain a commentare, quindi ho deciso di usare Rain già per prepararmi alla missione. Parliamo con Dionigi. Jean si è invaghito di una soldatessa di 20 anni. La giovine è sulla bocca di tutti perché ha salvato un sacco di vite. Però che vergogna per uno della sua età, no? Perché non glielo vai a dire? Esattamente, alla sua età dovrebbe avere più giudizio. Che vecchio zuccone. Ok, adesso abbiamo tutti i requisiti
per ottenere la missione. Una cosa, questa risposta è molto importante, perché se voi sbagliate a dare la risposta, si bloccherà questa quest forever, perché non sarà mai più disponibile. Comunque, andiamo ad ottenere la quest. E la quest ce la dà Gian. Parliamogli. Diane ha già avuto ragione a sgridarmi qualche tempo fa. Pensa che alla mia età non dovrei più correre dietro alle ragazzine. Sapete come mi sono sentito quando me l'ha detto? Sono tutto orecchi. Ho provato rimorso. È stato come guardare dentro me stesso senza illusioni. Beh, è chiaro. Non si addice proprio a un tipo stagionato come me. Dare la caccia a ragazze molto più giovani, voglio dire. Vedo che come al solito dici solo quello che pensi. Ma se anche tu ti senti così, questo rende le cose più semplici. La cosa mi ha dato da pensare. Non voglio che i ragazzi di oggi diventino come me. Ecco perché ho deciso di farvi un esame, sfrontatelli. Dovete superarlo per non essere degli adulti smidollati in futuro. Sconfiggi Gragus l'anziano nei pressi dell'Arconopon nella foresta di Machna. Ottima scelta. Non diventerai mai come me. No problem, sarà fatto in men che non si dica. Ok, non so se ve l'ho già detto, ma questa missione potete farla solo adesso, prima di andare nella prossima area. Perché? Perché se no diventerà impossibile da fare. Cioè non impossibile, proprio non sarà più disponibile. Andiamo all'Arconopon. Ok, siamo all'Arconopon nella foresta di Machna e il tizio dovrebbe essere qua più avanti. Non subito qua, ma un po' più avanti. E io ho Rhine in squadra, ovviamente, perché è lui che commenta in questa missione. Dovrebbe essere qua. Ok, mi sono sbagliato, mi sono confuso con un'altra missione che dovremmo fare più avanti. E questo qua è il boss, non è quello che c'è là più avanti. Impalamento, ho sbagliato. Adesso maglio spietato. Perfetto. Rabbia. Così gli facciamo un po' di danni da impatto. Attiriamo l'ira. Ancoraggio. Così non si riduce più l'ira. Maglio spietato. Ok. Carichiamo un attimo la barra della tecnica speciale, così usiamo ricarica magna. E poi maglio spietato. Wow, 4000 passa danni. È tipo un impalamento. Ok, dai. Il problema di Rhine sono le tecniche che non si ricaricano in fretta. È un grosso problema di Rhine. Attiriamo di nuovo l'ira. Ok. Maglio spietato. Rage. Così si fa un po' di danni da impatto. Oh my god. Maglio spietato. Tra poco possiamo riusare impalamento. No, non volevo fuggire. Non volevo fuggire. Non volevo fuggire. Ho sbagliato. Impalamento. E dovrebbe morire. Ok. Sconfitto Gragus l'anziano. Non volevo fuggire dalla battaglia. Prendiamo tutto e torniamo da Gian. Ok, riparliamo con Gian. Lo avete davvero sconfitto? Impressionante, forse mi sono sbagliato su di voi. Sembra che mettervi ulteriormente alla prova non sia necessario. Troverò altri giovani scansafatiche da educare alla responsabilità. Insomma, questo è quanto. Esattamente, Rhine, il tuo aiuto è stato prezioso. Beh, conta molto detto da te. Amico, sono troppo contento, quasi mi commuovo. Continuate il vostro buon lavoro. Se mai avreste un cedimento, ci sarò io a sostenervi. Ok, abbiamo completato il test di un vecchio soldato. Prendiamo tutto. Bastone Aurora, che è un bastone per Melia. E finalmente ha un bastone decente, Melia. Credo che sia decente. Spero che sia decente. Bastone Aurora, è molto decente. Ha anche due castoni vuoti. Ok. Ah, non ve l'ho detto, ma fuori schermo ho tra la scorsa registrazione e questa, perché ovviamente queste quest non le sto facendo tutte lo stesso giorno, ho cambiato un po' di equipaggiamenti e ho anche
completato la collectopedia della foresta di Machna, quindi andiamo a completarla immediatamente, adesso che me lo ricordo. Sì, ok, non volevo fare quello. Resistenza sono 3. E... guanti celesti. I fiori, mettiamo. Ok, difesa ostione 3. Completiamo gli animali. Calzature celesti, completiamo gli insetti. Rallentamento 3. E completiamo gli speciali. Malus su 2. E abbiamo esplorato un'intera zona. Glifopon muro. Non lo so se è buona come arma, ma per adesso la lascio perdere. Andiamo a vedere se abbiamo altre quest alla colonia 9. Dovremmo averne altre, di sicuro.